Buongiorno. Buongiorno, desidera? E vorrei fare un prelievo. Di quanto? Direi... direi 500.000. Anzi, no, facciamo 800.000 che vorrei comprare un frigorifero a mia moglie. Sì. E poi la vorrei anche portare al mare. Sì, perché è un sacco di tempo che non si fa neanche una vacanza di qualche giorno. Così, insomma, una sorpresa. Io, lei e il bambino. Vuole vedere una foto di mio figlio? No, grazie, scusi, dobbiamo andare in pausa. Ah, sì, lo so. Sono venuto apposta a quest'ora che c'è poca gente. È meglio, no? Ha fatto bene. Ha un libretto? No, non ho un libretto. Non ha un libretto di risparmio, un conto corrente in questa banca? No, però ho questa. Cosa fa? Tiri giù le mani, giù le mani. Naturale. Senta, quanto ha lì in cassa? La cassa? Sì. Quanto c'è nella cassa? Anna, io vado a bara a farmi un panino. Oh, porca put... Giù le mani, giù le mani! Una rapina! Oddio. Oh, no. 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 Ecco, hai visto cosa hai fatto? Vabbè, signori, mi dispiace, scusate, io non volevo spaventare nessuno. E poi è arrivato lui. Vabbè. Metti i soldi qua dentro, vai. Davvero mi dispiace. Oh, basta, dammi qua. Sei matto? Ma quanti soldi mi volevi dare? Ma cosa credi, che sia uno che se ne approfitta? Ma perché m'hai preso? Ma io non lo so. Mi scusi se la disturbo. Posso offrirle un caffè? Ma chi siete? Sono un giornalista. Vorrei parlare un po' con lei. E di che cosa volete parlare? Di suo marito. Di mio marito? Sì, per il mio giornale. Vuole? Grazie.